Silverstone è uno dei circuiti più guidati della Formula 1, curvoni ad ampio raggio da affrontare ad alta velocità con la monoposto in appoggio per lunghi periodi, rendono questo storico tracciato particolarmente severo per motore, telaio e bilanciamento aerodinamico. In uscita dalla curva Laffield, il pilota va a pieno gas ininterrottamente per 1400 metri. L'MGUH, trascinato dai gas combusti, in questo lasso di tempo, di soli 17 secondi e mezzo, produce 1100 kJ, che tramite l'MGUK viene trasformata in potenza elettrica a supporto del motore termico. La propulsione elettrica migliora la prestazione di 2 secondi al giro e 19 km/h di velocità massima.